Una sera cenavamo tutti insieme quando udimmo bussare alla porta. Sussultammo. I colpi non erano sicuramente quelli di un amico e la loro ferocia non sfuggì a nessuno di noi. In un lampo il tempo si arrestò. Incrociai lo sguardo del nonno, ora attraversato da qualcosa di anomalo. Aprii la bocca per parlare, ma nessun suono uscì. Il nonno fece uno sforzo considerevole per trovare in sé le parole e ordinò al domestico di andare ad aprire. Non si mosse. Il nonno insistette, perché i colpi alla porta diventavano sempre più violenti. La porta si aprì. Il nonno chiuse gli occhi per un istante, come per rivolgere al cielo una muta preghiera. Quattro turchi entrarono, scortati da parecchi soldati. Un vento di brutalità spirò nella casa. Interpellarono il nonno, che si alzò pallidissimo, e andò loro incontro. I soldati si diressero decisi al nascondiglio delle armi, di cui io conoscevo l'esistenza a forza di spiare tutto ciò che accadeva. Compresi allora che il nonno era stato denunciato. Ma quelle poche armi non erano che un pretesto per arrestarlo, perché imprigionare le personalità di spicco faceva parte della strategia dei turchi. Mi gettai tra le sue braccia, mi strinse forte, lessi nella sua stretta un addio silenzioso, si chinò su di me e io raccolsi l'esile filo della sua voce. Ti sarò sempre accanto, Lucin. Non scordare mai le tue radici, nei tuoi ricordi. Promettimilo, mi disse. Ma nonno, sii coraggiosa, Lucin. Poi abbracciò con tenerezza la mamma, i cui occhi si colmarono di lacrime. Papà, che d'improvviso tornò ad essere un ragazzino. Pierre e Marie, entrambi pietrificati. Non dimenticò Prescott. Avrei voluto trattenerlo e gridargli: Nonno, nessuno può farti del male. Non andare con loro, te ne supplico, non andare! Ma non fui in grado di proferire il minimo suono. Lo vidi allontanarsi circondato dai soldati. Un gemito mi serrò la gola e qualcosa in me urlò. Non lo rivedrai mai più. Mi gettai verso di lui, ma i soldati mi respinsero e lo trascinarono lontano. Papà dovette bloccarmi per impedirmi di seguirlo. Prima di salire sul convoglio dei turchi si voltò. Incrociai un'ultima volta il suo sguardo infinitamente blu, nel quale non si scorgeva una nube, come se il soffio della tempesta non potesse turbarne il bel paesaggio. Ti sarò sempre accanto, Lucien, sembrava ripetermi. Quella notte non riuscivo a tranquillizzarmi, perché il sostegno della mia vita non riposava più sotto il mio stesso tetto. Maria, anche lei molto agitata, alla fine si addormentò. Mamma, estenuata, mi restò accanto. Io, più che scivolare, precipitai brutalmente nel sonno per svegliarmi in un bagno di sudore qualche istante più tardi, chiamando il nonno. I giorni che seguirono rifiutai di andare a scuola e restai confinata in camera mia. Più nulla catturava la mia attenzione. Non pensavo ad altri che al nonno. Non piangevo, non parlavo. Rifiutavo il cibo. Inquieta, mamma chiamò il medico. Questi dichiarò che la mia anima era ammalata e non esistevano rimedi. Tentarono di farmi ragionare. Rifiutarti di mangiare non farà tornare il nonno, mi disse la mamma. Ma dove lo hanno portato? Alla fine papà andò a cercare Gilles. Dopo tutti quegli avvenimenti, vederlo fu uno shock. Quando strinse forte la mia mano nella sua, sentii la vita scorrere di nuovo in me e non potei trattenere le lacrime. Hanno portato via il nonno, gli dissi io tra i singhiozzi. Gilles mi prese tra le braccia, mi accarezzò il viso e pronunciò parole rassicuranti, coprendomi la bocca di baci. Solo allora sentii che cominciavo a riprendermi e mi addormentai, tenendo la sua mano stretta nella mia. Mi rimase accanto per giorni. Fece ritorno all'orfanotrofio solo quando fu sicuro che ero sana e salva. Papà si informava ogni giorno della sorte del nonno, ma riusciva ad ottenere scarse informazioni. La vita è
Era così triste senza di lui. Come mi mancava la sua bontà. Andavo spesso nel suo studio semplicemente per sentirne la presenza, per toccare gli oggetti che gli appartenevano. Qualche giorno più tardi, Alia tornò a casa in preda all'agitazione. Aveva sentito dire che i turchi avrebbero portato in giro per la città molti dei loro prigionieri. Intravidi un esile barlume di speranza. Bisognava che ci andassimo, perché era per noi l'unica occasione di rivedere il nonno. Marie rimase a casa con Pierre e due domestici, mentre io ottenni l'autorizzazione di andare con mamma e papà e Alia in città. Il tragitto fu silenzioso. Il nonno stava bene. Lo trattavano con riguardo. La cuoca ci aveva dato un paniere con delle provviste per lui. La carrozza si arrestò non lontano dalla piazza del mercato. Vi regnava un'atmosfera densa di tensione. Seguì papà che d'un tratto si arrestò. Un mormorio d'orrore gonfiò il cuore della folla. Mi afferrò energicamente per il braccio cercando di trascinarmi lontano. Mi dibattei come una furia e finalmente riuscii a liberarmi. Allora vidi l'indescrivibile avanzare nelle strade affollate. I turchi portavano in giro per la città la testa del nonno infissa su una picca, come per mostrare al resto della popolazione la sorte che gli sarebbe toccata. Dai corpi appesi agli alberi oscillavano lentamente al ritmo della brezza che carezzava la città. Da principio non riuscivo a crederci, dato che quella macabra messa in scena si svolgeva nei luoghi familiari della mia infanzia, in quelle strade che tante volte avevamo percorso serenamente. Papà mi strattonò per il braccio, ma non riuscì a smuovermi. Restai immobile, gli occhi fissi sul nonno, che ne era stato del suo corpo. Ero certa che si sarebbe mosso, che mi avrebbe guardato con il suo sguardo turchino. È solo un incubo, non è così il nonno. Altri uomini hanno già fatto quello che questi uomini stanno facendo. I turchi continuavano ad avanzare brandendo la picca. Era una sorta di processione quasi solenne che passava dinanzi agli astanti. L'intera città tratteneva il respiro. Sono molti coloro che ci riconobbero e si avvicinarono per testimoniarci il loro affetto. Ma io nemmeno li vidi, incapace di riemergere dallo stupore. Non volevo il loro affetto né la loro comprensione perché mi trovavo ben oltre tutto ciò che potevo sopportare. Quando la testa del nonno scomparve, mi mossi per seguirla. Camminavo senza fretta, come una sonnambula. Papà cercò di tirarmi a sé. «Ti prego, Louise, andiamocene!» Andare? Ma dove? Non potevamo abbandonare il nonno, lasciarlo tutto solo. Seguì la processione ancora per qualche tempo. Molte persone si scostarono per lasciarmi passare. «È la piccola poetessa, povera piccola, quello è suo nonno», udì al mio passaggio. Camminai, lo sguardo sempre fisso sul nonno e d'un tratto tutto quello che mi stava attorno divenne indifferente. Ebbi l'impressione di fluttuare verso di lui, senza che più nulla mi trattenesse al suolo. A che serve scrivere poesie? Quali parole potranno esprimere tutto questo? Papà, al colmo dell'esasperazione, mi trasse violentemente a sé, strappandomi un grido di dolore. Gli rivolsi uno sguardo opaco e fu costretto a schiaffeggiarmi per farmi ragionare. Alia e un altro domestico ci raggiunsero. Mi trattennero con fermezza per impedirmi di correre verso il nonno, perché non avevo la forza di staccarmi da lui. Vivere senza di lui mi era impossibile. Era come se alzandomi un mattino mi fossi accorta che il sole era morto e giaceva sulla terra, trafitto. Chi rimetterà insieme i cocci della mia vita? Chi dirà le parole del giorno dopo e consolerà l'universo? La terra si schiuse sotto i miei piedi, inghiottendomi. Venni condotta alla carrozza. Voltai un'ultima volta lo sguardo verso il nonno che sparì. Una volta rientrata a casa, mi resi conto del panico che aveva assalito papà e mamma. Tutti furono riuniti nel grande salone. Ci fu ordinato di preparare le nostre cose. Dovevamo fuggire e senza altri indugi. I domestici ci aiutarono a fare le valigie. Saremmo partiti in treno per Costantinopoli. L'indomani.